assume forse l'opposizione perché intendiamo nuovamente esprimere e vogliamo farlo di nuovo davanti alla popolazione la nostra estrema preoccupazione per la svendita del pacchetto NPL che si sta profilando in tutta velocità. È stata convocata in fretta e furia una commissione finanze, la convocazione si è stata data ieri o l'altro ieri, insomma, per lunedì, e questa commissione in audizione segreta poi abbiamo tutta la ragione di credere che, come era già stato fatto, si andrà avanti, diciamo, sulla svendita del pacchetto NPL di Delta. Ecco, si va avanti su questa svendita, intanto su delle menzogne, perché si dice che ci sono dei dati certi e inoppugnabili, quando invece l'ordinanza del Tribunale ci dice che i dati, le analisi e le valutazioni su cui, insomma, che sono state fatte in questi anni, in questi mesi, dai consulenti di Cassa di Risparmio, partono dal gruppo che è a capo della Banca Financial di Francesco Conforti. Quindi abbiamo in mano questa ordinanza del Tribunale che appunto ci fa capire quanto sia capillare l'infiltrazione di questo gruppo all'interno delle nostre istituzioni, quanto lo sia stato in questi anni e quanto ancora lo sia, e di quanto siano drogati i dati in nostro possesso. E nonostante questo, il governo e la maggioranza vuole andare avanti con questa svendita. E sappiamo sempre dall'ordinanza che Commissione Finanze e Consiglio Grande Generale sono stati usati in questi mesi, in questi anni, per avvallare, per dare una cornice istituzionale ad atti che altrimenti sarebbero impropri. Quindi a nostro avviso è con questa una condizione che poi ci sarà anche per lunedì, tanto più che ancora i commissari dovranno esprimersi su questa vendita quando lo stesso CDA di Cassa l'ha bloccata proprio in virtù dell'ordinanza in atto, ordinanza che ha raggiunto in quanto legale rappresentante anche il presidente di Cassa di Risparmio, Fabio Zanotti, che quindi non può fingere di non averla letta, non può fingere che quei contenuti non siano di sua conoscenza. Quindi proseguire con una svendita di quel tipo di pacchetto di NPL significa dare seguito al progetto di infiltrazione del nostro sistema da parte del gruppo di Conforti, e quindi appunto basare una decisione così strategica per il nostro paese sulla base dei dati che sono forniti dai suoi accoliti. E questa sarebbe l'ennesima sua vittoria, e poi concludo, perché già abbiamo visto che il nostro paese ha chiuso gli occhi di fronte all'operazione titoli che è andata avanti, di cui poi abbiamo avuto contesto a troppo tardi, cioè quando ormai il tribunale aveva già individuato i reati, quindi il reato si era già compiuto, e già Conforti ha in mano tutti i dati sensibili delle nostre banche, che sono stati dati sempre anche questi in maniera impropria. Quindi nuovamente si va nella direzione della strada tracciata proprio dalla Banca Financial, quindi ovviamente siamo molto molto preoccupati di quello che sta succedendo. Io vorrei partire da un esame. Sapete che questa settimana è avvenuto un incontro tra il CCR e tutte le forze di opposizione proprio relativamente alla questione Delta. E io credo che per andare a analizzare questa questione, che sicuramente non è facile da spiegare ai cittadini sammarinesi, i numeri sia la cosa più importante. Allora, noi al momento abbiamo un'offerta pendente di 109 milioni di euro. Dagli incontri però che sono avvenuti a livello tecnico risulta innanzitutto che la liquidità che incasserebbe Cassa di Risparmio sarebbe molto molto più bassa, si parla di qualche decina di milioni di euro, a fronte di depositi da restituire e fideiussioni pendenti. Quindi in realtà a Cassa di Risparmio entrerebbe molta meno liquidità rispetto all'offerta fatta. Con riferimento invece all'offerta, due aspetti importanti. Innanzitutto l'analisi della relazione QIL, perché la maggioranza fa leva sulla relazione QIL. Allora, la relazione QIL va presa nella sua interezza. Innanzitutto la relazione QIL dice molte cose che sono diverse da quelle che la maggioranza sta portando avanti. Ad esempio la relazione QIL sconsigliava il passaggio e l'accorpamento da parte di Cassa di Risparmio da parte di altre banche. E poi soprattutto QIL ci dice che non ha mai analizzato il portafoglio Delta, e soprattutto di non essere favorevole alla cessione di crediti Delta, anzi
L'unica cosa che dice la relazione qui chi è il responsabile del fondo monetario che è andato a analizzare il nostro sistema bancario e finanziario, ci dice che i crediti Delta devono essere trasferiti in una NewCo, in una nuova compagnia detenuta per gran parte da parte dello Stato, e che poi la compagnia deve rilasciare delle obbligazioni in favore dello Stato, e lo Stato si prende appunto in questo caso i crediti Delta. Tra l'altro è una proposta molto simile a quella che avevamo fatto noi della Democrazia Cristiana e che noi continuiamo a sostenere in questa fase, per cui in quella relazione tecnica si dice che i crediti Delta non dovevano essere ceduti e non si fa nessuna stima. La seconda relazione che vediamo, che tra l'altro viene citata anche all'interno dell'ordinanza, come diceva bene Marianna Bucci, è la relazione Ria-Grantorton. Allora, anche nella relazione Ria-Grantorton, ed è stata pubblicata sui giornali, emerge innanzitutto che la strada che non è consigliata, viene sconsigliata innanzitutto la cessione anche in quel caso, viene in questo caso fatta una quantificazione anche di 286 milioni di euro e quindi di 177 milioni superiore rispetto all'offerta fatta, e anche in questo caso appunto questa relazione sconsiglia la cessione dei crediti. Per tutte queste ragioni quindi noi siamo contrari a questa offerta, siamo contrari non solo all'offerta fatta ma alle modalità con cui è stata portata avanti, visto e considerato soprattutto che all'interno dell'ordinanza, in un lungo elenco di attività che vengono riprese dal commissario Morsiani, il credit Delta è l'ultima operazione che il famoso fantomatico progetto aveva intenzione di mettere in campo intorno al sistema bancario e finanziario. Quindi alla luce di quanto emerge da un punto di vista tecnico, alla luce di quanto emerge sull'ordinanza Morsiani e soprattutto alla luce del fatto che la settima relazione tecnica ancora ad oggi a noi non è stata data, noi siamo contrari a questa cessione. Soprattutto la nuova relazione che è stata commissionata in favore di Aram Capital Londra, quando ci verrà data? Perché se ci verrà data anche in questi giorni, non si possono valutare dati di questa natura così sensibili in pochi giorni. Queste cose che devono essere prese in considerazione, considerando non solo l'impatto diretto sul bilancio dello Stato, ma l'impatto che queste possono avere sul sistema. Quindi noi siamo contrari alle cessioni in queste modalità e come la stanno portando avanti. Allora, l'opposizione non ha cambiato idea, è rimasta sulla stessa impostazione che da mesi ha a che fare con i crediti di Delta. Nel frattempo però sono successe delle cose che ci danno ulteriormente ragione. Non è l'opposizione a poter essere accusata di irresponsabilità perché si cerca di dilazionare la vendita dei crediti Delta, che darebbero, no, come introiti dei denari che sono utili per la liquidità di cassa. Ma ci sono due questioni fondamentali: quanto sono valutati i crediti e seconda, che è il vero motivo per cui siamo qua dopo sei mesi da una commissione che già aveva deliberato di farlo e che non è stata l'opposizione a frenare e a non prendere le decisioni definitive, ma è stata Cassa, gli operatori esterni a chiedere dei supplementi di indagine rispetto ai crediti Delta e soprattutto l'ordinanza. Questi fatti, che pongono ulteriori domande rispetto alla consistenza e alla giustezza dell'operazione, ci vengono incontro nel non essere convinti di quello che si sta facendo, con una modalità scelta dalla maggioranza tutte le volte di voler prendere in contropiede e forzare le decisioni. Cassa di risparmio dice serve un'altra relazione. Perché serve un'altra relazione? Evidentemente qualcuno crede a quello che c'è scritto nell'ordinanza. Crede che forse quelle precedenti non andavano bene, altrimenti che bisogno c'era di farla? Bene, questa relazione, i suoi risultati ancora non sono giunti, si deve però decidere lunedì che cosa fare. Ah, sarà un comportamento, voglio dire, contraddittorio e anche, voglio dire, ai limiti della buona fede, esatto. Perché queste accelerazioni quando sono altri e non noi ad avere determinato dei supplementi di indagine? Supplementi di indagine che poi, come dicono tutti i consulenti che hanno fatto le relazioni, dicono ci vorrebbe del tempo per guardare questi dati, però non ce l'abbiamo e quindi scriviamo delle cose prendendo a riferimento quello che era già scritto.
quello che era già scritto. La settima relazione è stata addirittura rifiutata da un grande player perché ha detto non c'è tempo, con così poco tempo non posso fare un'analisi corretta, giusto? E noi invece siamo presi per fretta come componenti politici che dovranno essere, come già stato detto, poi informati per tempo prima di decidere, non il giorno stesso eventualmente come appare. Quindi noi abbiamo più motivi di prima, non meno, per sostenere la nostra posizione politica di contrarietà su due elementi, e già chiudo, che sono chiari. La non svendita, perché la svendita determinerà, come è sempre successo in tutte le impostazioni sulle banche, sul sistema bancario finanziario di questa maggioranza, tutte le volte che hanno preso una decisione, la storia non è finita lì. È continuata e ha prodotto ulteriori elementi negativi. Quindi la valutazione corretta di questi crediti e il rispetto di chi sta indagando su cose che ancora non sono concluse e su cui vorrebbero che noi decidessimo. Non va bene così. Ma io non ho tanto da aggiungere rispetto a quanto i colleghi hanno già in maniera molto chiara anticipato, quelle che saranno le posizioni dalle forze di opposizione in Commissione Finanza convocata per lunedì mattina. Vorrei mettere in evidenza l'ennesima forzatura, perché qui si sta ripetendo allo stesso modo quello che è successo il 4 di aprile, ovvero nell'arco di neanche 8 ore, 10 ore se non ricordo quanto durò quella commissione, fu presa una decisione senza elementi, senza piani alternativi. Tutti quanti vi ricorderete come nel giro di poche ore i consiglieri di maggioranza valutarono solamente sulla base di quello che era un riferimento dell'allora consiglio di amministrazione, e una richiesta dell'opposizione fu proprio quella di prendere del tempo, per analizzare quei dati e di valutare se c'erano soluzioni diverse. Allora quel tempo non fu dato, poi registriamo che sono passati ben 6 mesi e oggi registriamo la stessa identica posizione. Si convoca una commissione, tra l'altro anche al limite proprio della correttezza, se vogliamo, quantomeno dell'eleganza istituzionale, una commissione che dovrebbe essere convocata per essere insediata, si insedia al primo comma, al secondo comma si va in seduta segreta per ragionare su questi temi, senza avere ulteriori elementi, perché non abbiamo ulteriori elementi, perché se tutto andrà bene avremo la settima relazione solamente mezz'ora prima di quella commissione, con una situazione profondamente cambiata rispetto al 4 di aprile. Non solo non ci sono valori commerciali differenti, non solo non c'è il piano B, non c'è il piano C, ma c'è un'ordinanza che mette in evidenza che sulla questione cessione NPL si è sviluppata quantomeno un'aggressione esterna, E il giudice ci dice nero su bianco che lui sta cercando di approfondire il livello di profondità, scusate la ripetizione, di questa aggressione. Io credo che per rispetto, per non fosse altro questo elemento, al di là di tutto il resto, per rispetto proprio dell'attività inquirente, quella commissione lunedì non dovrebbe essere svolta. Sì, io molto brevemente, appunto, anche io per rimarcare la tanta preoccupazione che c'è tra la vendita appunto di questi crediti, e che appunto, come chi mi ha preceduto, alla luce dell'ordinanza, i commissari devono essere responsabili nel prendere questa decisione, altrimenti il rischio è quello di poi fare gli interessi delle persone nominate nell'ordinanza. Pensiamo, dato che non è cambiato nulla da aprile ad oggi, che ci possono essere altre soluzioni, ma il Paese ha bisogno di tempo, un tempo necessario affinché appunto i poteri esterni, altri poteri che hanno poco a che fare con l'interesse del Paese, possano portare a termine il loro compito. Per questo mi associo appunto con i miei colleghi commissari nel chiedere tempo e che non vadano assolutamente votati questi. Questa è stata la mia decisione. Grazie. Tocca a me, chiudo. No, allora io
come ultimo intervento voglio ribadire insomma quello che è la posizione, no, dell'opposizione. Allora, l'opposizione oggi cosa ci dice? Dice che è contraria alla vendita, cioè questa qui non è una vendita ma è una svendita, è una svendita. Quindi questi valori che sono stati maturati, queste offerte, sono basate su dati che abbiamo visto nell'ordinanza, che sono stati volutamente svalutati questi crediti e questo prezzo non è congruo. Ci sono delle relazioni che dicono, e diceva bene Alessandro, che i valori sono molto più alti quelli che si possono realizzare su questi crediti, quindi non c'è né un vantaggio a livello economico, perché comunque anche a livello finanziario molta di questa liquidità verrà poi ceduta, persa, perché ci sono da restituire i soldi che sono presenti, ci sono da restituire le usure, quindi questa vendita non è conveniente neanche a livello né finanziario e tantomeno patrimoniale, perché a livello patrimoniale poi non ci saranno più gli alimenti per Delta per restituire quello che rimane di residuo su Delta, quindi non ha convenienza né patrimoniale né economica. Poi diciamo un'altra cosa, questa vendita potrebbe portare una cosa irreversibile, ovvero il debito pubblico, perché una volta che si sono venduti questi crediti noi abbiamo una perdita certa, quindi da domani ci dovremmo rimboccare le maniche per tutti i cittadini per ripianare poi questo debito, e noi non lo possiamo accettare, soprattutto alla luce di questa ordinanza che dice nero su bianco che qui c'è stato un disegno criminale che ha cercato di invadere tutte le istituzioni del paese e che ha portato questi risultati. Noi speriamo che la magistratura arrivi fino in fondo, ma soprattutto qui ci sono anche delle responsabilità politiche, perché comunque a livello politico c'è stato chi ha supportato in tutto per tutto questo disegno. Allora, noi diciamo questo, la vendita è basata su valutazioni che noi, ci sono relazioni che attestano queste, su valori non corretti. Qui ci sono dei valori molto molto superiori da recuperare. Non è vero che non c'è nessuna alternativa alla vendita, anzi, ad esempio sui crediti sanitari si potrebbe far valere l'articolo 2.7 e acquistarceli noi, a fare una gestione interna, quella che proponiamo come DIM ormai da 2 anni, gestirli internamente con un veicolo, ok? E i crediti sanitari si potrebbero portare, le soluzioni alternative alla vendita ci sono, e come? Allora, noi lunedì crediamo che i 10 membri della Commissione Finanza di maggioranza si prenderanno una grossissima responsabilità e rimarranno da soli, perché di fronte a una scelta così scellerata, di fronte a tutti questi dati, chi lunedì spingerà il bottone per la vendita si dovrà prendere le sue responsabilità nei confronti del Paese, si deve prendere le sue responsabilità. Quindi il nostro appello è ai confronti di quelli, dei membri, 10 membri della maggioranza, affinché fermino questo scempio, ci mettiamo seduti a un tavolo, discutiamo che le alternative ci sono, non è vero che non esistono alternative, soprattutto ci sono anche supporti tecnici che dicono che ci sono alternative al Paese, alla svendita, e soprattutto alla luce di quello che è emerso in Tribunale non si può assolutamente permettere di andare avanti con la svendita. Quindi mi faccio anche promotore dell'ultimo appello e invitiamo anche tutti i cittadini come forza di opposizione, lunedì alle 8 faremo un sit-in sul pianello, quindi qui davanti, affinché le persone vengano a manifestare il loro dissenso nei confronti di questo atto, che sarà un atto irreversibile, poi non si recupera più, perché un conto sono le svalutazioni, ma quando poi tu l'hai ceduto, lì non si ritorna più indietro. Quindi noi vogliamo fermare assolutamente le bocce, e i 10 membri di maggioranza che si dovranno esprimere saranno loro da soli a prendersi la responsabilità nei confronti del Paese. Io le faccio al microfono magari. Come serpentino? No, posso aggiungere solo le cose? Vai pedini magari, Posso solo questo. Io non mi provo. Siccome la maggioranza ha delle notizie distorte anche su quello che è stata la riunione del CCR,
cioè mettendo in bocca Banca Centrale cose che io c'ero per la riunione, c'erano anche altri colleghi che a mio avviso non sono state dette, mi piacerebbe capire con chiarezza qual è la versione di Banca Centrale e quella reale, visto che qualcuno dà delle interpretazioni, a me non risulta assolutamente che Banca Centrale abbia dato un'opinione rispetto alla vendita, sarebbe bello capire direttamente dal diretto interessato quali erano le opinioni in quel contesto, insomma, no? Quindi noi non anticipiamo niente, a differenza della maggioranza. Comunque questa è la preoccupazione di informazioni, insomma, perché ci stanno dando artatamente, volutamente notizie distorte, insomma. Ditemi voi, proseguiamo.